Dal vicino di casa che l'ha saputo e vuole venire a dare la mano perché era un ristoratore, all'ex alunno che è tornato perché ci ha visto sui giornali, allora ha detto preside torno anch'io perché ho perso il lavoro e non posso stare a fare niente in questo momento, al docente che oltre alle lezioni di didattica online fa anche questa attività di volontariato. L'Istituto Scolastico Buontalenti di Firenze chiude come tutte le scuole ma apre il proprio cuore facendo 150 pasti ogni giorno destinati alle strutture della Caritas che poi le distribuiscono ai più bisognosi. Quante persone sono coinvolte? So che i ragazzi partecipano a turno, naturalmente per evitare assembramenti e troppe persone nello stesso ambiente. Il servizio nasce con una ventina di alunni che stanno turnando. Però che cosa succede? Che il bene tira il bene. Altri alunni hanno fatto richiesta e proprio le famiglie stanno chiedendo disperatamente di far partecipare i propri figli piuttosto che vederli tutto il giorno sul divano. Con la Caritas avevamo iniziato addirittura 2 giorni alla settimana e invece con la Caritas si sta programmando di fare questa opera estendendola a tutti i giorni della settimana e quindi potranno partecipare ancora più ragazzi.